Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferrer, o se preferite Meloki. Ho deciso di fare questo video per ringraziare Final Fantasy Peasants per la sua condivisione e risposta della mia teoria Ardinea che riguarda la vera identità di Aranea nel DLC episodio pronto di Final Fantasy XV. Grazie a tutti per i commenti e sono felice che le mie idee vi siano piaciute. Ho deciso quindi di fare questo video per approfondire alcuni punti che effettivamente potevano essere fraintendibili da chi non segue abitualmente il mio canale e quindi non ha visto tutti i miei video. Cercherò quindi di rimediare, per cui mettetevi comodi, e grazie a tutti per l'attenzione e buona visione. Per cominciare, la mia frase riguardo le motivazioni di Ardyn. Capisco che dire perché Ardyn è Ardyn sarà suonato riduttivo e me ne scuso, ma il video era stato pensato prima di tutto per il mio pubblico, che ha quindi visto i miei oltre 30 video in cui commentavo Ardyn, il suo carattere e le sue azioni. Colpa mia, mi rendo conto che la frase, per quanto ironica, possa essere suonata banale. Ardyn è un personaggio estremamente complesso, contorto e contraddittorio. Quello che ho detto su di lui è sicuramente vero, ma le sue azioni sono ben lontane dall'essere casuali e dettate solo dalla noia. È un personaggio molto capriccioso e quindi spesso agisce per divertirsi e prendere in giro, ma ha comunque uno scopo molto serio e ne sono consapevole. Ma non è questa la sede per analizzare Ardyn, visto che parliamo di uno se non il villain della saga più umano e meno scontato, vittima, come tutto Final Fantasy XV, di una mancanza di spazio per esprimersi al meglio. Ho intenzione nel corso di quest'estate di pubblicare molti altri video su Final Fantasy XV e le motivazioni di Ardyn sono tra gli argomenti che voglio discutere. Se volete la mia riguardo vi chiedo un poco di pazienza, i video arriveranno e cercherò di essere più esaustiva possibile. Un altro aspetto che voglio chiarire è il mio aver definito mascolino il modo di comportarsi di Aranea. Quello che intendevo dire non è che è un maschiaccio, anzi, ma che rispetto al modo di fare da femme fatale che ha nel gioco, nel DLC è molto più diretta e seria e quando agisce lo fa spesso senza sorridere e senza apparire provocante, al punto da sembrare un'altra persona. Non dico che sia per forza un comportamento da uomo saltare addosso a Prompto in quel modo, ma non sono d'accordo quando Pesa ha detto che Ardyn non farebbe mai una cosa simile, visto che lui fa quasi la stessa cosa con Noctis durante lo scontro finale. E se pensiamo anche a come si comporta con Luna, ci rendiamo conto che è un personaggio molto fisico e non penso si creerebbe problemi a reagire in quel modo alle insicurezze di Prompto, soprattutto se è esasperato. Continuando a parlare di Aranea, personalmente non riesco ad accettare l'ipotesi per cui lei sia una sorta di Red Mage. Come prima cosa, la sua armatura e il suo modo di combattere urlano Dragoon a miglia di distanza, ma è il suo stesso soprannome a essere, appunto, Dragoon. E un Red Mage soprannominato Dragoon mi suona veramente strano. Un Red Mage in cosplay da Dragoon, quindi? Il fatto che sia in grado di far sparire la propria arma con delle scintille rosse io lo collegherei semplicemente alla natura dell'arma stessa, una lancia Magitek molto particolare, probabilmente un'arma sperimentale in grado di simulare il potere del cristallo. C'è persino un'animazione specifica in cui Aranea pianta la lancia per terra e la accende con il piede, come se avesse un motore all'interno. Credo che il glow dell'arma provenga quindi dall'interno dell'arma stessa, non da un potere esterno della donna. Sappiamo che l'impero stava facendo esperimenti su questi poteri, quindi non lo troverei per niente strano. Inoltre il suo cognome, Eyewind, mi fa credere che non sia affatto proveniente dal regno di Lucis e che quindi non abbia alcun legame o patto col cristallo e con la famiglia reale. Iris Amicizia è la sorella minore di Gladio, una ragazza di una famiglia antica, eppure non fa sparire la propria bambola Moogle con un effetto particellare. Di contro, Prompto e Cor riescono a usare quel potere magico, nonostante Cor sia di umili origini e Prompto proveniente da Niflheim. Questo mi fa credere che il potere delle famiglie legate ai Lucis Skylum non sia innato, ma derivi da un patto di qualche tipo, dato che Iris, non avendo mai avuto motivo di legarsi al cristallo, al re o al principe, non ha appunto quel tipo di potere, mentre Cor e Prompto lo hanno per via della loro missione. A maggior ragione, Aranea non credo possa avere poteri innati. E a proposito di poteri innati, i Kingsglaive viene detto abbiano un dono per la magia. Questo viene detto sia nel film che nella descrizione del personaggio di Crow. Tuttavia, credo che questo dono debba essere interpretato come talento di potersi legare al re e quindi al cristallo, non come magia innata. Magari Crow era particolarmente dotata, ma questo non la rende una strega o una maga, così come Aranea non è un Red Mage.
È sufficiente pensare come, alla morte di Regis, nessun Glaive sia in grado di fare nemmeno la più piccola scintilla con le dita. Sono convinta che il loro dono per la magia sia la loro capacità di legarsi al cristallo e nulla di più, nulla di autonomo. La teoria che esistano famiglie non legate a Lucis e al cristallo, come potrebbe essere quella di Aranea, in grado comunque di usare la magia in maniera indipendente, credo che stravolgerebbe troppo la lore del gioco. Non a caso i Kingsglaive sono per lo più persone delle province del regno, giovani, poveri, orfani, il cui talento viene in qualche modo poco chiaro, individuato, e a cui viene offerta una seconda possibilità, la possibilità di farsi una nuova vita, a patto di servire il re e proteggere lui e il cristallo ad ogni costo. Non si tratta certo di nobili o personaggi con eredità magiche alle spalle, senza considerare che un Red Mage dovrebbe anche essere in grado di usare poteri curativi, cosa che Aranea non fa. Per cui, se dobbiamo proprio indicare la figura più vicina a un Red Mage all'interno del gioco, in grado di equipaggiare e usare ogni tipo di arma, in possesso di talento curativo e capace di usare sia poteri elementali che pura magia oscura, esatto, di nuovo Ardyn. Che strano. Of course it was Ardyn. Invece, ho trovato interessante l'ipotesi che Aranea abbia lavorato per Ardyn fin dall'inizio. Questo potrebbe essere assolutamente possibile, la cosa certa è che comunque, volontariamente o inconsapevolmente, Aranea ha fatto il gioco di Ardyn dall'inizio alla fine. Non credo siano parenti, visto che il cognome di lei è molto poco da Lucian, né penso che siano la stessa persona per tutto il gioco, come teorizzato da alcune persone nei commenti, visto che li vediamo insieme davanti l'ingresso di Stalyf Grove. Però sì, penso sia assolutamente plausibile che Aranea conoscesse buona parte dei piani di Ardyn e lo aiutasse perché manipolata o per puro e semplice guadagno economico suo e dei suoi uomini. Anche se, come al solito, la totale assenza di descrizioni e indizi nel gioco è preoccupante e fa sembrare tutto poco pensato e molto casuale. Sono finalmente arrivata al punto del video in cui aggiungo un dettaglio molto interessante alla mia teoria. Nel punto 4 del mio primo video, che vi invito a vedere nel caso non lo abbiate fatto, discuto della differenza di livello di Aranea tra gioco e DLC, della sua capacità di usare l'attacco Eowyn con una tech bar in meno in episodio prompto e dell'invisibilità della sua barra HP, tutti elementi che la rendono un personaggio molto più forte e aggressivo e praticamente invincibile. Nei commenti mi è stato fatto notare che anche Kor in episodio Gladiolus ha una barra HP invisibile e questo mi ha spinta a fare un controllo incrociato, che mi ha rivelato una cosa molto interessante. In episodio Gladiolus, Gladio è di livello 24 e Kor di livello 52. In episodio Prompto, Prompto è di livello 34 e Aranea di livello 58. Il mio primo pensiero è stato, essendo Aranea di livello 48 in Final Fantasy XV, che gli sviluppatori avessero semplicemente aumentato di 10 i livelli del protagonista NPC e che quindi Kor fosse di livello 42 nel gioco base. Ma così non è. Kor in Final Fantasy XV è esattamente di livello 52, con le statistiche solo leggermente più basse. Mi domando quindi come mai, inserendo Aranea in episodio prompto, gli sviluppatori non si siano limitati a fare la stessa cosa, mantenendo quindi il livello e aumentando solo le statistiche. E non è tutto. Oltre a questa differenza di programmazione che non mi spiego, è presente anche una curiosissima coincidenza. Aranea, nel DLC, ha lo stesso livello di Ardyn durante lo scontro finale, livello non leggibile durante la partita ma presente all'interno della guida ufficiale. Sinceramente, nonostante sono la prima a dire che la mia teoria Ardynea sia debole, devo ammettere che questa differenza di gestione del livello degli NPC e la fortuita coincidenza tra il livello della donna e quello di Ardyn mi hanno sorpresa. Insomma, ho cercato di essere il più breve possibile e di rispondere ai dubbi e alle perplessità di Pesans sulle mie teorie, aggiungendo i miei dubbi nei riguardi delle sue. Come sempre, ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, apriamo delle discussioni civili e interessanti, e ci ho detto io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Se questo video ti è piaciuto o ti è stato utile, prendi in considerazione la possibilità di dimostrare il tuo apprezzamento lasciando un like e un commento. Inoltre, in descrizione al video troverai il link a Ko-fi, un sito attraverso cui è possibile offrirmi un caffè, o più di uno, sia con PayPal che con carta di credito.
Anche in questo caso però mi farebbe piacere che i campi facoltativi di nome e commenti fossero compilati, così da sapere chi ringraziare e cosa pensi del mio lavoro. Va da sé che qualsiasi tipo di supporto, sia esso verbale o economico, è sempre benvenuto. Detto questo, grazie ancora per l'attenzione e al prossimo video!